Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo di nuovo su Hollow Knight e ricominciamo da qui, ovvero la città delle lacrime. Perlomeno mi pare. Dunque, non ho giusto, non ho ancora l'area di questa. La mappa di quest'area, l'area. Sì? Però potrei vederla da qui, ma non si vede neanche perché effettivamente non ha sbloccato nemmeno la zona principale. Vabbè, comunque, sì, dovrebbe essere la città delle lacrime. E da quel che ricordo, in questa zona dovremmo trovare persino il fabbro, colui che ci potenzierà l'artiglio, qui l'aculeo. L'aculeo, no? Non l'artiglio, certo. E quindi potremo finalmente avere un piccolo upgrade al nostro danno. All'inizio, sempre se non ricordo male, dovrebbe toglierci, cioè dovrebbe chiederci soltanto dei soldi. Poi invece chiederà dei soldi e dei materiali anche, che sono relativamente rari da trovare. Dunque, scendiamo con l'ascensore, non c'è motivo per non farlo, no, però saliamo di nuovo perché devo vedere questi corridoi a metà. Perfetto. Sì, effettivamente ci è comparsa solo adesso, ma la città delle lacrime, vedete? Oh, benissimo. Questo è un altro punto molto importante del gioco, della mappa, quindi. Vabbè, qui è semplicemente uno shortcut, se non lo so per che cosa, effettivamente, visto che. Au! Quanto sono sceso. Ed ecco qua il cartello. Questo ci indica appunto il fabbro che ci potenzierà la nostra arma qui. Prima di andarci do un'occhiata. Non so se i soldi bastano. Non ricordo effettivamente per il primo upgrade cosa richieda. Lo scopriremo dai da qui a breve, visto che dovrò andarci. In caso tornerò un attimo qui indietro a farmare un po' di nemici e quindi un po' di geo. Dunque, l'acqua qui ci fa danno se non erro ancora, oppure no? Forse no. No, infatti, questa non è un'acqua acida, quindi non è un problema. Au. No, non riesco proprio. Non riesco a fare l'attacco saltando su per di lui. Visto che lui non si difende, è abbastanza buono attaccarlo in questo modo. Normalmente, perlomeno. Quindi do prima un'occhiata qui a questo punto, oramai ci sono. Tanto non ci sono così. Non c'è così tanto effettivamente, troppo da esplorare. Non ricordo dove si trovi la mappa. Dove si trovi quindi Cornifer. Devo penso salire comunque. Se non per lui, quantomeno per esplorare meglio il resto del livello. Vediamo, fammi sempre ricaricare. Ho notato la scorsa volta, penso di averlo anche detto, ma per sicurezza. Questo non è un foglio, vero? No, è l'arma di quel nemico che abbiamo ucciso prima. Dicevo, come ho notato l'altra volta, quell'abilità che ci dà lo stemma qui del carapace. Quello là, dov'è? Questo qua è equipaggiato. Carapace di Baldoro. Una volta rotto, quindi non possiamo più utilizzarlo. E per ripristinarsi dobbiamo tornare a una panchina. Dobbiamo tornare a sederci ad una panchina. Au, non pensavo mi colpissi anche così in volo, bastardo. Ok. Magari il bastardo sono io, visto che questo qua non mi aveva fatto niente. Era qui per fatti suoi, anche se al nostro passaggio è diventato ostile, quindi sì. Quindi è lui il cattivo, basta. Vedete, questi qua volanti sono un'altra versione di quel nemico. Infatti ci ha persino aggiunto una nuova voce al diario. Oh, lì c'è un piccolo premio, quindi ne è valsa decisamente la pena. Ok. Uccidiamo prima lui. No, non volevo necessariamente fare questo, ma va bene. Dai. Au! Cattivo. Richiede anche qualche colpo in meno per essere ucciso rispetto a quello che sta a terra, la sentinella di terra. Diciamo così. Ok. Dai, tu proprio. Non rappresenti la benché minima minaccia. Giù non credo ci sia nulla, quindi andiamo qui su, a questo punto. Probabilmente è meglio. Sarebbe stato meglio andare prima dal forgiatore. Vediamo, non ricordo neanche bene questa zona. Come sempre ormai. Ecco, questo invece è un altro nemico ancora. Una guardia un po' più cazzuta, se vogliamo. Ecco, sì. Fa questi due attacchi. La carica e quell'attacco. Quel fendente. Saltando. Mentre salta, sì. No, vabbè. Prima di esplorare per bene questa zona, quindi salire qui su, direi di scendere e ritornare indietro. Qui. Ah, sì, lo shop nascosto.
che non è un vero e proprio negozio in realtà, ma... Tien. Bene, bene, sei venuto in cerca di oggetti rari? Beh, giù le mani, questa collezione è mia e io non la vendo a dei luridi piccoli vagabondi. Comunque immagino che tu abbia trovato degli oggetti interessanti durante i tuoi viaggi. Magari vuoi separartene? Ti farò un'offerta equa per ciascuno dei tuoi oggetti. Allora, possiamo vendergli questi due sigilli oppure il diario del viaggiatore. Ci dà relativamente poco, ma vendiamo perché, come dicevo, non ricordo quanto... Ah, anche se è piuttosto comune trovare nel reame, mi diverte molto decifrarli. Messi tutti insieme raccontano una storia macabra. Sembra che il fato sia stato crudele con chi si è avventurato nelle rovine di Nido Sacro. Velmi Ardred. Ok, diamogli anche il sigillo qui. Velmi Ardred. Un sigillo di Nido Sacro, eh? Molto interessante. Hai mai sentito parlare dei cinque grandi cavalieri del reame? Sono figure venerate a Nido Sacro, spesso menzionate negli annali del reame, ma solo come gruppo. I loro nomi e il loro aspetto sembrano essere stati cancellati dalla storia. È passato tanto tempo dalla loro epoca. Sarebbe un'impresa eccezionale scoprire le loro identità. Probabilmente dovremmo farlo, non lo so. Non l'ho completata la sua quest, tra virgolette. Un altro sigillo di Nido Sacro? Dai qua. Ah, adoro collezionarli, ma si hanno poche informazioni al riguardo. Però conservano sempre il loro splendore e non c'è niente di male ad apprezzare qualcosa unicamente per le sue qualità estetiche. Sembra che non porti con te nessuna reliquia. Se ne trovi qualcuna in buono stato, portamela e ti darò in cambio un bel po' di geo. È una parola grossa, però sì, alcuni sono decisamente rari. E ben pagati, quindi ben... ok... Questo è un deposito, vedete qui in questo livello ha questa forma che ricorda anche un pochettino una esamina. Meccanismo con una serratura semplice, dovremmo aprire la botola qui per andare poi nelle fondi. Vabbè, di qua è inutile proseguire adesso, come dicevo dobbiamo tornare indietro. È utile questo commerciante qui perché tra l'altro si trova anche, come avete visto, in questa zona molto vicino al forgiatore. Al fabbro, chiamiamolo fabbro anche se sembra strano visto che non ha a che fare col ferro ma con questi, quest'arma che è un aculeo effettivamente. Comunque dicevo, è utile averlo qui perché se vogliamo avere quegli oggetti, quelle reliquie che lui colleziona, che tra l'altro danno anche un bel po' di soldi in cambio, alcune di esse perlomeno. Ah, poi comunque averne in numero il numero elevato dà comunque abbastanza. È utile perché dicevo, almeno se non avessimo Geo con noi perché ad esempio siamo morti oppure per qualsiasi altro motivo, almeno andando a scambiare quelle reliquie potremmo ottenere degli oggetti, dei soldi da spendere con lui poi. Ok, perfetto. Ed eccoci qua. Senza tergiversare, entriamo pure. Parliamo con lui. Fendasu. Mi hai portato un altro culio da potenziare? Posalo lì a terra e torna più tardi se respiri ancora. Ranjo Stenja. Oh, ti ho preso per qualcun altro. Cerchi un forgiatore da culei? L'hai appena trovato. Non sono un gran chiacchierone, ma se hai bisogno di riparare un culio, hai appena incontrato l'insetto giusto. Il tuo culio è in uno stato pietoso. È evidente che non è uno dei miei. Però tutto può essere perfezionato con il lavoro e l'abilità, perfino questa lama rovinata. Posso forgiare il tuo aculeo se vuoi. Questo renderà la lama molto più letale. Pagare? Beh, certo. Ah, soltanto 2,50, quindi era uno scherzo, però... Okay. Come desideri, mi metto subito all'opera. E c'è anche una piccola scenetta in cui... lo vediamo all'opera nella forgiatura di questa culeo. Ecco, ho finito di forgiare la tua arma. Ho affilato la punta del tuo culeo. Ora è molto più forte di prima. Va fuori e prova la sua forza contro i tuoi nemici. Vediamo se possiamo... Sei ancora qui? Hai bisogno d'altro? Se mi porti un pezzo di mirella terreo, potrò forgiare il tuo culeo per renderlo più forte. Sì, dovremmo portargli adesso i minerali. Come dicevo, la prima volta chiede soltanto qualche soldo, poi invece è richiesto anche del minerale. Ok, adesso vedete, prima servivano 3 colpi, adesso ne bastano 2. Mentre con quell'insetto volante lì che richiedeva 2 colpi,
Adesso ne richiede uno soltanto. Ok. Molto più utile. Ogni miglioramento praticamente riduce il numero di colpi che dobbiamo spendere per uccidere un nemico. Niente di così complicato, non ci sono neanche altri potenziamenti particolari alle armi poi alla fine. Anzi, all'arma, non alle armi, visto che utilizzeremo solo questo, il nostro Aculeo. A parte abilità varie come questa o cose simili. Perfetto, adesso possiamo finire di esplorare questa zona e possibilmente anche trovare Au Cornifer, così da avere un'idea più precisa dell'area. Poi direi di tornare indietro invece a Pulveria, così almeno spendiamo questi geo, visto che cominciano ad essere un bel po'. Non vorrei mai incontrare un boss e perderli miseramente. Ok, vedete? Questa è una buona strategia, visto che non colpisce mai in alto. No, non serve potenziarci qua. Perfetto, non volevo neanche fare questo, ma va bene. E saliamo di qua. Sì, direi di esplorare prima la zona su, la zona soprastante. Soprastante. E di qua, vabbè, c'è di nuovo lui. Molto semplice. Richiede un po' di colpi, però non è niente di complicato, come si può ben capire. Ok. Peccato che non dia neanche troppi geo, però. Vabbè. D'accordo. Qui nulla. Un altro di lui. Ah, un altro di loro. Lui. E dai. Ok. Le volte quando mi vedo proprio in situazioni un pochettino critiche, preferisco spammare un po' di colpi, anche se... anche al costo, insomma, di prendere un po' di danno, ma... almeno mi tolgo il nemico di torno. Ok, qui c'è un piccolo passaggio, penso, fino a se stesso. Cosa c'è? Niente? Ah no, si continua su. Come niente? Au, avevo dimenticato che facessi tutti questi fendenti. Bastardo. Ok. Un altro di quelli volanti, dai. Ah, questo qua è diverso. Questo qua è lancia, vedete? Non ha una semplice lancia... Un semplice aculeo come gli altri, ma questa lancia, sorta di lancia. Che poi è un aculeo più lungo, in effetti. Perfetto, quindi siamo arrivati fino in su. E la porta è chiusa. Sarei dovuto andare di là, forse, per prima cosa, ma oramai proseguo. Ok. Ah, è molto utile adesso riuscire ad eliminare i nemici con due colpi soltanto. Almeno non rischio... Oh, finalmente sono riuscito a colpirlo senza che lui colpisse me. Grandissima cosa. Ho come l'impressione che da queste parti ci sia un boss. Au. Anche loro fanno la carica. Ah, da quella scusa ho aperto la leva, ho tirato la leva e... gli ho dato un colpo più che tirare. Ok, si è aperto. Vedo già lì sopra, come vedete, i fogli di Cornifer, quindi nelle vicinanze lo troveremo. Perfetto, apriamo anche di qua, alla grande, e di qua richiamiamo l'ascensore semplicemente, va bene. Perfetto, andiamo in questi piani intermedi, ah no, non si andava da lì. Mentre qua è ancora bloccato, dunque. Qui abbiamo detto non c'è nulla. No, non volevo scendere ancora, ma volevo salire. Dai! Fammi salire, per favore. Grazie. E adesso devo ricordarmi di andare qui. Oh, au. Questa volta invece non ce l'ho fatta. Il fatto che facciano due cuori di danno. Due cuori. Li chiamerò cuori, anche se sono effettivamente delle maschere. 2 HP di danno, dai. Più giusto. Oh, oh. Beh, fortunatamente abbiamo preso un solo danno, anche se erano 2 esplosioni. E qui troviamo, penso, un nuovo rancido. Esatto, infatti vedete che ci sono anche questi... quest'altre uova. Devo andare fino in giù per richiamare l'ascensore, altrimenti non posso passare. E vabbè. Adesso scenderà ancora, naturalmente. E andiamo su. Su, su, su. Ah, questa cosa di fare le tappe è un po' fastidioso. Poi invece dove vorrei fermarmi io non si ferma lui, vabbè. Provo a farla andare giù per vedere se c'è magari qualche... segreto qui, non sembrano. Scendiamo di qua.
Ok. Ah, qui dovrebbe esserci. Esattamente, la leva. Dovrei andare anche da questo lato. Vabbè, non uso di nuovo l'ascensore perché poi dovrei spingere la leva lì più volte per andare fino in su. Ok. E siamo arrivati, quindi. Ah, qui ci suggerisce che c'è una panchina delle vicinanze, quindi prima di andare lì a destra direi di andare proprio a sederci a questa panchina. Non è qui. Ok. Però troviamo una larva qui. Ciao. Anche loro poi ci daranno come ricompensa, dopo averne liberato un certo numero, un minerale terreo. Ma invece è un boss. No, non è un boss, è una di quelle sfide, diciamo. Di quelle stanze dove ci sono diverse ondate. Au, au, au. Ok. No, non volevo andargli proprio incontro così. Ok, questo è morto. E questo è morto pure. Ah, già finita. Pensavo una sfida un po' più accesa. No, di qua c'è anche un altro passaggio. Quindi prima di visitare la zona di là, direi di finire di esplorare qui a sinistra. Quindi ancora la panchina è più su. E ci sono anche più pagine di Cornifer, per cui troveremo anche lui di sicuro. Esatto, lo sento già canticchiare. Ah, per la panchina dovrò pagare. Vabbè, 150, ok. Vedo, queste macchinette sbloccano diverse cose all'interno del gioco. Anche la panchina richiudibile. Stranissima come cosa. Ok, ci sediamo. Perfetto. Ascoltiamo. Non è un gran cambiamento rispetto a quello delle labirintiche caverne naturali? La pioggia rende questi luoghi un po' più malinconici, ma questa architettura è semplicemente splendida. Cartografare un'area così variegata è una vera sfida, ma non vedo l'ora di mettermi alla prova. Magari vuoi acquistare una copia del mio lavoro svolto finora? Dai, supportiamo il nostro amico, finanziamo le sue imprese. E abbiamo finalmente la mappa della città delle lacrime. Continuiamo a sentire cosa ha da dirci. Abbiamo fatto molta strada per arrivare fin qui. Mentre resto a cartografare questi edifici, devo ricordarmi di prendere uno o due souvenir per Iselda. Ah, che premuroso, vedete. Pensa comunque a sua moglie. Abbiamo fatto molta strada per arrivare fin qui. Mentre resto a cartografare questi edifici, ho già letto. Mi risiedo così, tanto per. E diamo un'occhiata alla mappa, quindi. Ok, vabbè, abbiamo visto già abbastanza in realtà. Do prima una rapida occhiata a questo tunnel, visto che sembra effettivamente soltanto un corridoio. Oh, c'è di nuovo Zote. Ehi, guarda dove vai, vagabondo fradicio. Non voglio che mi bagni. Ho cercato con grande sforzo di mantenermi asciutto. Sono Zote il Potente, cavaliere di gran fama. Ma scusa, non si ricorda di noi? Ti abbiamo già incontrato diverse volte. Evidentemente no. Se decido di rimanere asciutto, allora così sarà. Sia maledetta questa squallida città. Dall'alto cadono costantemente acque e mostri. Non c'è da stupirsi che questo dannato reame sia caduto in rovina. Penso sia un altro il motivo, non tanto l'acqua, ma qualche tipo di maledizione o cose simili. Le hai viste? Le guardie che pattugliano la città, anche dopo morte? Essere eccessivamente ligi al dovere non è una virtù. Abbiamo completato. Beh, tu dici? Vabbè, sarà così. Quindi c'era soltanto lui in questo corridoio qui. D'accordo. Ho anche notato che c'è, ecco, una via verso l'alto che non abbiamo, non ci dà ancora come vista, come visitata. Quindi evidentemente di qua non ci siamo mai stati prima. Anche perché non ricordo di aver trovato prima questo tipo di nemici. Ah, ecco, c'era la porta chiusa, esattamente. Ok. Ho aperto la porta e ho anche difeso il mio onore. Insomma, mica tanto, visto il danno che ho preso, la quantità di danno che ho preso, ma va bene lo stesso. Non fare questa carica, che è l'unica davvero fastidiosa, perché in queste piattaforme non è che si può schivare proprio al massimo. E dai, fatti colpire ogni tanto. Non dico sempre, ma almeno ogni tanto. Ok. Entriamo qui, dovrebbero essere passaggi fini a se stessi, dei piccoli funicoli così. Ok. Ah, qui c'è anche uno di questi alberi strani.
Beh, quindi dovremmo sicuramente ritornarci. Ok, non c'è nient'altro per il momento, almeno no. Dunque, di qua invece forse si può andare. Non sembra però ci sia molto. No, non c'è niente in effetti. Neanche qui. Va bene. Au. Vabbè, andiamo prima di qua, perché se non sbaglio la panchina era sulla destra. Quindi questo è quello che ho già visto prima. No, pensavo fosse lo stesso, invece ho fatto bene a ritornarci. E dai. E qui cosa c'è? Niente. Sembra un po' strano questo posto. Non ci sono dei passaggi né sul pavimento né di qua, né tesori nascosti, soltanto questi nemici così. Vabbè. Quindi qua era dove c'era l'albero invece, sì. D'accordo, allora continuiamo a salire e andiamo di qua. Au, bastardo. Vabbè, il tesoro è qui. Giustamente un po' di via anche per dare l'impressione che ci fosse qualcos'altro. Chiave semplice, bene. Ne abbiamo trovata una anche in giro così. Quindi non dobbiamo acquistarle tutte necessariamente. D'accordo. Qui nulla. Quindi questo è l'unico passaggio. E di qua effettivamente siamo qua sopra, dove avevo visto prima nella mappa. Questo qua è uno shortcut che dovremmo aprire, sì, sicuro. Quindi andiamo di qua prima. Vedo già un piccolo tesoro. Perfetto. Di cosa si tratta? Diario del Viaggiatore. Ok, potremmo andare a scambiarlo sempre col nostro amico. Ma prima di scambiarli così poco alla volta, direi di accumularne un bel po'. Almeno accumuliamo un bel po' di monete, che poi fanno la differenza. Di qua dove ci ricolleghiamo? Oh, esamina. Una macchinetta con il simbolo di un ascensore. In serie Geo, sì. Oh. Oh, quindi era possibile sbloccare questo ascensore già da ora. E dire che io nella mia precedente run lo sbloccai quasi alla fine del gioco, quell'ascensore. Ok, va bene. Perfetto. Andiamo prima alla panchina, prima di risalire lì. Ok, e adesso posso accedervi più semplicemente. E di qua invece dovrebbe esserci il trasporto lì. Vabbè, oltre alla panchina, naturalmente. Mappa aggiornata, grazie. Oh, stiamo pagando un sacco di soldi per queste, per sbloccare tutte queste macchinette. Però Archimedes sbloccato intanto. Una connessione, dice connessioni. Suoniamo la campana e arriva il nostro coleottero qui. Vediamo cosa ci dice. Mi ricordo bene questa stazione, ci si passava spesso. Qui arrivavano mercanzie provenienti da tutto il reame. Ben poche però facevano il percorso inverso. Quindi entrava tanto ma usciva poco. Sei impaziente di percorrere i tunnel dei coleotteri? Vabbè, va. Anziché usare lui come mezzo di trasporto, direi di utilizzare invece quell'ascensore che ci riporterà direttamente a Pulveria. No, ai sentieri dimenticati. Au. Dai, anche tu non spawni così facilmente, non lo ricordavo. Beh, uccidiamo anche loro, visto che ormai ci sono. Ok, facciamo qualche altro geo. E non so se ho completato la loro descrizione nel diario, quindi... D'accordo, ho intenzione di farli leggermente più brevi questi video di Hollow Knight, quindi sulla mezz'oretta, di tenermi sulla mezz'oretta, visto che già ci saranno i video di Isaac... ok, quindi adesso abbiamo sbloccato non solo il percorso verso il basso per la città delle lacrime, ma anche questo percorso qui a sinistra per non so dove in realtà. Andiamoci un attimo, visto che ci sono. Diciamo, visto che ci sono già i video di Isaac a prendere parecchio tempo e anche parecchio spazio, visto che occupano un bel po' di memoria, e caricarli, uploadarli con la mia linea che, ricordo, fa abbastanza schifo. Non è proprio semplicissimo.
Non è immediato più che altro. Semplice è semplice, basta tenerlo lì. Ok, l'abbiamo completato adesso, quindi non è stato inutile. Rompiamo anche questo deposito, grazie. Ok. Andiamo a leggere prima che me ne dimentichi. Dov'è? Ecco qua. Relitto errante. I resti di un insetto animati da una strana forza vaga per le strade dove una volta viveva. Questi civilizzati insetti di nido sacro erano deboli in vita e sono altrettanto deboli nella morte. Rispediscili nella polvere da cui provengono. Quindi effettivamente ci dà un indizio, ci dice qualcosa, che effettivamente questi insetti erano morti e sono tornati in vita grazie a qualche strano potere, qualche strana forza, appunto. È come se loro fossero dei gusci vuoti, non a caso infatti diciamo che sono vuoti. Anche il gioco prende nome da questo, Hollow Knight, quindi... Ah, com'è morto male. Ok, apriamo questo passaggio qui. Questo shortcut e continuiamo. Non la ricordo per niente quest'area. Credo di esserci stato, sì, dovrei esserci stato. Però non la ricordavo. Oh, e c'è un premio, bene, bene. Cos'è? Un pezzo del ricettacolo, mi pare. Sì, e siamo 2 di 3. Molto bene. Fantastico. Un bel premio alla fine di un percorso segreto, diciamo. Sì, di un piccolo... Beh, ottimo. Visto che neanche lo ricordavo, ancora meglio. Beh, dal momento che siamo qui, ormai non conviene più teletrasportarci, ma... Facciamoci tutto il percorso fino a Pulveria. E poi per tornare invece nelle aree precedenti, dove ci siamo lasciati prima, nell'area nuova, quindi nella città delle lacrime, farò invece, prenderò e userò il trasporto lì. Ok, risaliamo. Devo risalire anche di parecchio, mi pare. Ok. In realtà c'è anche qui la stazione, perciò... Oh, e tu che ci fai qua? Ascoltiamo. Pallida creatura. Usi ancora quelle vecchie linee? Patetico. Un vero guerriero cammina fino alla battaglia. Non ha bisogno di simili comodità. Sì, però io sto registrando video su YouTube, quindi non posso fare tutto il percorso ogni volta. Sarebbe noioso, non trovi? Tiso. Ok. Sano. Lasciami in pace. È l'arena che cerco. Ho già perso troppo tempo su queste dannate strade. Sano. Ok, finito. Sano, ok, se lo dici tu. E abbiamo anche aggiornato la mappa. Bene, bene. Richiamiamo il nostro amico qui e facciamoci portare direttamente a Pulveria. Ecco i maledetti cani che abbaiano. Spero non si senta troppo, perché non ho voglia di interrompere ogni volta il video per andarli a zittire e poi tornare. Tanto poi effettivamente smettono subito. Magari hanno visto qualcosa di strano. Ok, vediamo se lui ci dice qualcosa di diverso. Spero che tu non sia rimasto troppo deluso dalla nostra piccola città, viaggiatore. Anche se adesso è un posto tetro, in passato era molto più accogliente. L'accesso al reame è stato vietato molto tempo fa, presumibilmente a causa di una grave calamità. Dobbiamo capire ancora bene di cosa... di che tipo di calamità si tratti. Molti cancelli sono stati chiusi. L'ho visto, sto aprendo praticamente di tutto. Ma si può ancora entrare attraverso il vecchio pozzo. Nel corso degli anni, in molti hanno utilizzato il pozzo per aprirsi una strada attraverso le rovine. Viandanti, ladri, avventurieri. Curioso come in pochi abbiano fatto ritorno. Forse hanno trovato quello che stavano cercando, o forse hanno trovato la morte. Bah, non sono così ingenuo. Di sicuro sono stati tutti inghiottiti. Ecco, anche lui. Ci sono innumerevoli pericoli in quelle profondità. La grande capitale del Nido Sacro è la meta finale di una gran parte degli insetti coraggiosi come te. Vuoi portarti via i suoi tesori, vero? Deve essere stracolma. La città si trova proprio al centro del reame, ma ho sentito dire che le porte sono sprangate, perciò entrarvi sarà un'impresa. Anche una minima parte di quella fortuna basta a rendere un insetto ricchissimo. Malgrado la mia età avanzata, ne ho visti solo pochi riuscire a farcela. Beh, con tutti i pericoli che si incontrano per le strade. Ok. In realtà... credo che abbiamo già ascoltato anche il dialogo precedente, però una rinfrescatina. E torniamo da Sly. Quindi abbiamo un'altra chiave da poter acquistare,
oppure la lanterna. Io direi di prendere la lanterna, visto che c'erano diverse vie buie alle quali non potevamo accedere. Mentre di chiavi già ne abbiamo una. Cioè già ne avevamo ancora una dall'altra volta. Cosa sto a dire anch'io? Iselda non credo abbia qualcosa di nuovo. Vediamo. Facciamoci un salto tanto per. Papa nada. No, non ha ancora rifornito il negozio. Mentre lei, quella che abbiamo salvato, no, non ci dice nulla. Sì, vabbè, sappiamo tutta questa storia, che in realtà siamo noi, ma lei pensa si tratti di Zote. Ah, è qua che dorme, non ci avevo fatto caso. E poi c'è anche un tipo un peluche, un pupazzo dietro, con le nostre fattezze. Ma vabbè. Non so se aprire questa porta qui. No, in realtà no. C'è soltanto un NPC che non mi è quasi mai utile. Ci permette di riprendere le nostre anime pagando. Dovrebbero essere dei geo, in effetti. Quindi la cosa è un pochettino strana. Dal momento che noi paghiamo per riprenderci, appunto. Paghiamo per riprenderci i nostri geo, più che altro. Anche per ricostruire il ricettacolo, ovviamente, però. Allora. Vado da questa parte perché volevo vedere quel sentiero buio che avevamo lasciato negli scorsi video. Dal momento che adesso ho comprato quella lanterna, potremmo esplorarlo in tranquillità. E anche in un altro livello c'era una zona buia, se non ricordo male. Dovrò ricordarmi. Ricordarmi di andare a visitarla, quindi. Allora, di qua cosa c'era? Ah sì, certo, lui. Ok, prima c'era anche una larva come premio. Beh, nonostante abbiamo potenziato il nostro culo, ancora richiede un sacco di colpi per essere buttato giù. Vabbè. Ok, piccola interruzione, riprendiamo subito. Quindi dicevamo, dobbiamo scendere qua sotto, non qui, perché qui c'è la miniera. Alla miniera ancora non possiamo accedere, quindi dobbiamo scendere ancora di un livello e poi andare lì a destra. Vediamo di qua. Esatto. Ok. Non ricordo come funziona, se è già equipaggiata. Sì, è già equipaggiata di per sé, quindi si illumina tutto. D'accordo, vediamo qua. Una macchinetta con il simbolo di una porta. Inserire geo, sono 50. Vai, sì, dai. Ok. Oh. E qui ci troviamo. Au. Mi chiudono malissimo. Vediamo se li uccido così. Au. Ok, qui ci troviamo in una zona alla fine della miniera. È caratterizzata quest'area da questi. Soltanto da questi nemici. Ma dicevo, da nemici con queste fattezze, quindi con questi cristalli. Anche perché in queste miniere si estraevano, appunto, questo tipo di materiale, di minerali. E allora, ora che ci penso, abbiamo effettivamente già un accesso alla miniera, anche se non entriamo dal pozzo principale lì. D'accordo, sarà una cosa un pochettino particolare, ma potremmo anche visitarla ora. Ah, è particolare effettivamente come cosa. Non so se sia il caso di vederla adesso, però. No, vabbè, innanzitutto. Questi comunque, se non so se è notato, ma posso colpirli soltanto in faccia, praticamente, sulla testa. Qua si cade, no? Non saprei, sono veramente indeciso. Vabbè, in ogni caso, sia che esploriamo quest'area adesso, in futuro, lo faremo in un prossimo video, non in questo, perché come dicevo, volevo farli durare un pochettino di meno, il video di Hollow Knight. E tenermi sulla mezz'oretta, a meno che proprio non, in un video non succeda niente di interessante, proprio niente di che, allora magari mi decido a farli durare un pochettino in più, a proseguirli un po'. Altrimenti questa è la mia intenzione. Allora, di qua ci siamo stati. Se ci fosse una panchina nelle immediate vicinanze, allora potrei anche decidere. Au, no. Okay. Potrei anche decidere di rimanere qui. Anche se abbiamo lasciato a metà la zona di prima. Vediamo.
Oh, questi sono minatori aggressivi. Ok, effettivamente c'è una panchina. Va bene, niente, allora lascio l'esplorazione di questo posto a un prossimo video. Sicuramente, non so se è proprio il prossimo o comunque nei prossimi. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!